Elaine, bambina di soli 9 anni, vive da sola con suo nonno in una casa di campagna isolata dal resto del mondo, da quando sua madre è morta in circostanze misteriose quando lei aveva soli 3 anni. Anni dopo, mentre i due commemorano l'anniversario della dipartita della giovane donna, suo nonno, Albert, le regala un ciondolo appartenuto alla loro famiglia da generazioni. Quella stessa notte, un rumore desterà la bambina e la attirerà in giardino. Sarà l'inizio di un'avventura piena di pericoli sia per la bambina che per suo nonno, ormai incapace di tenerla al sicuro come aveva fatto per anni. Costretti ad affrontare numerose insidie, i due si ritroveranno catapultati in un viaggio dalle sfumature grottesche, manovrate da uno spirito a loro familiare, ma allo stesso tempo molto, troppo distante. Tra ambienti distorti e strani personaggi si faranno strada in questo mondo e ne scopriranno i segreti, rivelando la verità nascoste e ricordi sepolti da tempo nella sola e unica speranza di ritornare a casa. Riusciranno i due a fare ritorno o resteranno intrappolati in questa nuova terribile realtà? Ciao a tutti piccoli pazzi capitati per caso su questo canale, quella che avete appena sentito altro non era se non la sinopsi di Memories, un gioco RPG horror creato da Alessia Whitesoul con le sue idee, la sua storia, i suoi personaggi e illustrato e programmato da me. Quindi niente da dire, per questa collaborazione io ringrazio Alessia per la possibilità di avermi fatto creare questo video, per avermi fatto fare questo speed paint e per avermi dato l'opportunità di caricarlo qui sul canale. Per chi fosse interessato al gioco, giù in descrizione troverà un link al blog di Ale dove potrà tranquillamente scoprire tutti i progressi e anche ciò che abbiamo combinato durante la programmazione del gioco. Molti dati di questo gioco purtroppo sono comunque andati perduti, proprio per colpa mia purtroppo, e almeno adesso abbiamo tornato a fare le nostre giornate di lavoro interessanti e spero che gradirete ogni tanto se porto degli speed paint a tema. Il mondo videoludico, in particolare quello horror e anche degli RPG horror, mi ha sempre interessato, l'ho sempre amato e da sempre mi si è affascinato la possibilità di poter illustrare e programmare videogiochi di questo genere. Anch'io ho programmato un gioco, mai però ho portato alla luce, che ormai è anche andato perduto, sempre a causa degli stessi problemi che mi hanno distrutto il PC. Tuttavia al momento sto lavorando anch'io ad un mio gioco e prima o poi vi farò vedere qualcosina in anticipo. Tuttavia non credo sarà una cosa così presente sul canale, in quanto essendo un po' il tipo che si spaventa poco facilmente, non credo che giocare al mio stesso gioco sia un qualcosa che potrebbe attirare pubblico. Al contrario, qualche RPG horror l'ho già trovato e mi piacerebbe proprio portarlo qui sul canale per far conoscere in Italia un genere che ultimamente è molto snobbato. Detto questo, spero che lo speed paint vi stia piacendo e vi auguro una buona visione, perché io ho finito di cose da dire. Ricordate che se il disegno vi piace lo potete benissimo trovare su tutti i miei social, in questo caso lo potete trovare anche sul blog della mia amica che mi ha permesso di pubblicarlo. Ancora la ringrazio e vi ricordo che se questo video vi è piaciuto potete iscrivervi e mettere un bel mi piace. Bye bye!
Thank you.